È stata presentata dal critico d'arte Vittorio Sgarbi presso il Teatro Annibal Caro a Civitanova Alta la mostra dell'artista Massimo Listri, che verrà inaugurata sabato 26 giugno nello spazio multimediale San Francesco, sempre nella Città Alta. In esposizione potranno essere ammirati 20 scatti artistici che mostrano l'abbandono dietro le quinte delle architetture più belle. La mostra, dal titolo La solitudine delle cose, ideata dal professor Sgarbi, è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Civitanova Marche con la collaborazione dell'azienda Teatri di Civitanova. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il catalogo della mostra, che si caratterizza come uno degli eventi clou dell'estate civitanovese. Io mi sono fidanzato con Sabrina 24 anni fa a un tavolo. Sabrina si chiama Sabrina Colle ed è la migliore amica di Claudia. Stavamo a un tavolo della Confindustria dove c'erano alcune ragazze, c'era un suo fidanzato dell'epoca che è morto, che capita di morire, e poi c'era una bella ragazza che era Luisa Corna. Io in realtà miravo alla Corna che stava cantando. Poi c'era una bellissima ragazza, elegantissima, troppo elegante per me, raffinatissima, sofisticatissima, che infatti non c'è adesso, sì, che io guardavo così, facendo firma, cercando di non far vedere che la guardavo, perché poi alla fine della serata la Corna è andata per i fatti suoi, io sono rimasto con lei e poi è iniziato un lungo fidanzamento che risale al secolo scorso, al millennio scorso, quindi una cosa millenaria. Lei ha mantenuto i rapporti con Claudia e quindi Civitanova in diverse occasioni è stata il luogo dove insieme a Papetta abbiamo fatto iniziative. Quest'anno un sindaco particolarmente determinato, l'ho capito perché a Civitanova invece che per esempio a Treia, dove deve dormire quello di Treia, che si occupa solo del cimitero, ha fatto una schifezza di scatola di cemento armato, è un renziano, che non si prende neanche male Renzi, però... Infatti c'è anche una cappella Renzi di Atreia. Civitanova ha deciso di diventare come Spoleto, come Venezia. Io non ho capito bene perché. E quindi ci sono Cazzullo, Sgarbi, la, come si chiama quell'attrice lì? Quella... Nancy Brilli, poi un altro più famoso ancora. Sì, Alessandro Prezioso. Alessandro Prezioso, tutto un sacco di gente che è un festival vero e proprio, che parlano di Dante, anch'io parlo di Dante. Poi siccome io faccio critico d'arte, mi hanno detto facciamo anche una mostra. E allora, con un catalogo molto sofisticato, la Sabrina, credo, ha pensato di cercare un fotografo che io ho conosciuto ancora prima di lei, nel 1981-82, quando nacque la rivista FMR, che era una rivista con delle immagini meravigliose, di cui Franco Maria Ricci, che adesso riparte, di cui il fotografo era Massimo Listri, che nel frattempo è diventato miliardario per le belle fotografie che fa. E essendo lui uno... che fa delle foto di luoghi bellissimi, monumentali, Vaticano, gli Uffizi, ha fatto una serie di fotografie apparentemente con la mano sinistra, come dire, dei depositi, dei luoghi abbandonati, molto poetiche, più di quanto lui non sia nella sua dimensione ufficiale. E quindi è venuto fuori questo luogo di solitudine che ha qualcosa di molto poetico, che è la mostra che presentiamo adesso e che il 26 sarà inaugurata. E quindi... io ho dato questi suggerimenti, ho scritto quello che potevo scrivere e Civitanova adesso, pare che adesso chiuda Spoleto, il Festival di Pesaro a Naspa, Muti pare che venga qui anche lui, tutto qui a Civitanova. D'altra parte ancora non è mai stata la grande capitale delle Marche, Urbino è un po' lontana, può stare in Montefeltro, prossimo capoluogo di regione Civitanova. Tra l'altro è alta. Non è facile da raggiungere perché c'è una superstrada che una volta per me quando ero sindaco era la cosa più semplice, arrivavi all'uscita dell'autostrada e c'era una superstrada, adesso oggi non l'abbiamo presa, abbiamo girato le montagne. Sicuramente abbiamo avuto la fortuna che l'amico Vittorio Sgarbi ha voluto curare una mostra che l'amministrazione comunale ha chiesto, una mostra moderna, perché l'abbiamo voluta moderna, e quindi sulla linea di Civitanova, città dinamica, ma allo stesso tempo che raccontasse qualcosa del passato, perché Civitanova allo stesso tempo è anche città ricca di cultura. Quindi una mostra che ha curato Vittorio Sgarbi, di un grandissimo fotografo che è Massimo Listri, e siamo orgogliosi di poter offrire non solo alla cittadinanza ma anche a chiunque voglia venire a Civitanova
questa mostra veramente bella e entusiasmante che aprirà il 26 giugno. Quindi oggi siamo qui a presentarla, dove Vittorio Sgarbi la illustrerà nei minimi dettagli, e questo ci consentirà, ecco, di creare ancora maggiore attesa per questa inaugurazione. Il messaggio che vogliamo trasmettere è che Civitanova non è solamente la città del divertimento, la città della movida, la città commerciale, che sicuramente lo è, ma è anche una città molto impegnata sul fronte della cultura. Quest'anno avremo un cartellone estivo molto importante, partiremo il 18 di giugno, andremo avanti fino a fine settembre, tanti eventi, diciamo dai più leggeri a quelli più impegnati, ma ci sarà spazio per la cultura, per la lirica, per l'opera, per la musica classica e anche per una mostra come questa che è di grande spessore culturale. In città il Critico organizzerà anche due incontri con ospiti come Nancy Brilli, Aldo Cazzullo e Alessandro Preziosi per parlare di Dante ed una lectio magistralis su Sgarbi, Dante e l'amore.